sono nato nel 1929, quando viveva ancora mio nonno Giuseppe, quello che insieme al fratello aveva fatto la realizzazione complessiva dell'edificio. Lui morì nel 1934, quindi io avevo 5 anni e lo ricordo appena appena. Ecco. La Facoltà di Architettura di Milano la ricordo poco. Ecco. Ricordo che io ebbi come docenti Gio Ponti, Giovanni Muzio, Portalupi, che era il preside della Facoltà di Architettura. Nel dopoguerra fu costruito molto e fu distrutto molto dell'ambiente antico delle vecchie città, ecco. E quello colpì in particolare alcuni studenti. Io, che avevo avuto come tradizione di famiglia la passione per la storia dell'architettura, partecipai subito alle battaglie in difesa del patrimonio storico architettonico e fui tra i fondatori dell'Associazione Italia Nostra. E decisi insieme ad alcuni amici di far nascere la sezione milanese di Italia Nostra, che esiste tuttora. Il fatto della nascita del museo deriva dall'essersi resi conto di una situazione che avrebbe potuto poi rendere molto difficile la conservazione dell'edificio e soprattutto delle collezioni d'arte ivi contenute. Dal momento che, in previsione della morte di mio padre, che era già molto anziano, io con le mie 3 sorelle ci avrei diviso il patrimonio prendendocene un quarto testa, ecco, decidemmo tutti insieme di non dividerci il patrimonio e invece di fondare la fondazione Bagatti Valsecchi, a cui mio padre, finché fu vivo, destinò la collezione d'arte oggi esistente e oggi contenuta nel palazzo. Chi fa un museo generalmente ha la speranza che possa durare in eterno. Io spero che sia apprezzato dalla città per cui è anche stato creato e che possa essere conservato da una città che sente i valori delle collezioni d'arte del passato.